Buonasera. Un lungo, lunghissimo e scrosciante applauso ha accolto Francesco Guccini sul palco del Teatro Alfieri di Castelnuovo in occasione della rassegna letteraria La bella estate in inverno. È stato il sindaco Andrea Tagliasacchi a salire sul palco per ringraziare i presenti, ma anche coloro che per motivi di capienza non hanno potuto partecipare all'incontro. 30 minuti prima dell'inizio il teatro era già sold out. Sono molto felice perché la presenza di stasera è una specie di abbraccio e di gratitudine di questa parte dell'Appennino verso Francesco Guccini, che nel suo libro canta le radici dell'Appennino, le radici dei nostri paesi, dei nostri avi, dei nostri nonni, di chi su queste terre ha vissuto in maniera determinata e che ci ha trasmesso una grande esperienza di vita, quindi una serata veramente bella. Poi è stata la volta di Alba Donati, ideatrice degli incontri letterari, che ha ricevuto la solidarietà di tutti i presenti per l'incendio che ha semidistrutto oltre 500 libri nella biblioteca del paese di Lucignana, paese natale della poetessa. E poi è iniziato l'incontro condotto dal giornalista fiorentino Giovanni Bogani. Francesco Guccini non canta più, ma la sua voce si leva di nuovo per noi, alta, forte, piena di poesia, per consegnarci un'opera letteraria, testamento e testimone da raccogliere in attesa di una nuova aurora del giorno. Tra lume scuro è il titolo dell'ultimo libro del celebre cantautore della locomotiva, che ha dedicato la sua Pavana, il piccolo centro montano nel Pistoiese che ha dato l'origine alla sua famiglia, dove lo stesso Guccini si rifugiò in tempo di guerra e che non ha mai smesso di frequentare e viverci. Guccini nel suo libro racconta quello che sta avvenendo nella montagna in generale, ma soprattutto nella sua Pavana. Una montagna d'Appennino, che non so se tutto l'Appennino è così, pare che in buona parte sia così. Quella è la mia montagna però, quindi io di lì conosco molte cose, di altre montagne poco ne conosco. Nel libro tante parole dialettali. Quanto è importante salvare il dialetto? Sarebbe importante, però il mondo va avanti. Il mondo va avanti. E la musica? Ah, quello non lo so, non c'entro più io.